Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro quel video. Oggi ragazzi sono qui per farvi un video un po' a tema perché il caso di oggi è avvenuto proprio a pochi giorni da Halloween del 1970. Andiamo con ordine, la nostra storia inizia negli anni 60 e ci troviamo a Santa Cruz, una tipica città di mare californiana. Santa Cruz era una città tradizionalista, una località turistica caratterizzata dal lungomare e dalla spiaggia. A quel tempo la città era un luogo tranquillo e ospitale in cui vivere. Addirittura le persone, una volta pensionate, si trasferivano proprio a Santa Cruz, in quanto non era ancora presente né l'università né il campus. Insomma, Santa Cruz era una città pittoresca, sicura, piacevole. E la famiglia Ota decide di trasferirsi proprio in questa città costiera, a Santa Cruz. Ma chi è la famiglia Ota? Gli Ota ovviamente sono una famiglia formati dal capofamiglia, Victor Ota, che fa il medico, più precisamente l'oftalmologo, ed è molto conosciuto non solo a Santa Cruz, ma anche nel resto della contea ed oltre. Poi c'è Virginia, sua moglie, e poi ci sono i loro 4 figli. Tara ha 18 anni e studia per diventare modella. Clark ne ha 14 e sta in un collegio a Monterey. Derrick ha 12 anni e Taggart ne ha 11. E inoltre c'è anche la segretaria di Victor, Dorothy Caldwellader, la quale è considerata praticamente un membro della famiglia. Gli Ota vivono in una casa bellissima che noi stessi potremmo definire da sogno tra le colline di Santa Cruz. Lark, la figlia che si è salvata perché stava in un collegio a Monterey, sostiene che ha vissuto in prima persona con i suoi fratelli e le sue sorelle non solo la casa, ma anche tutto il processo di costruzione. Pensate che Virginia, la moglie di Victor, ha tessuto al telaio tutta la tappezzeria di quella casa. Tutta. La casa è totalmente immersa nella natura, in quanto il dottor Ota l'apprezza particolarmente, tanto che le finestre della casa non avevano neanche gli scuri. Il dottor Ota ama la natura e con la costruzione di quella casa riesce anche in un certo senso a rispettare l'ambiente, in quanto per edificarla non hanno neanche abbattuto degli alberi. La casa è decorata con una facciata di pietre naturali ed è inoltre presente una piscina dove tutta la famiglia passa le calde giornate estive. Il tempo passa. Gli Ota si godono la casa ed è così che arriva la fine degli anni 60. Questo è il periodo in cui Santa Cruz cambia drasticamente. Infatti la generazione hippie arriva a frotte nelle zone di Santa Cruz. Un sacco di persone mollano tutto per vivere in armonia, in serenità e in pace con la natura. Alcuni coltivano il proprio orto, altri ancora lavorano. Moltissimi sono artisti o musicisti e quindi per mangiare vanno avanti a buon ripasto. Gli anni 60 sono visti come il decennio dell'amore, dei figli dei fiori, della pace, dell'armonia. Ma la verità è che anche quegli anni hanno avuto il loro lato oscuro. Ci sono innanzitutto state diverse rivoluzioni, da quella psichedelica a quella e non è mancata neanche quella politica. Ma c'è una rivoluzione che non viene mai nominata ed è la rivoluzione magica degli anni 60. Questa situazione, ragazzi, non so bene come definirla, io la definirei come un revival dell'occulto, una roba del genere. Si creavano delle pseudo-sette in cui si praticavano riti altrettanto pseudo-esoterici, insomma. In quel periodo, infatti, diverse comunità hippie si aggregano, indossano toghe bianche e capelli a punta, cantano in lingua celtica e svolgono dei rituali che nessuno comprende fino in fondo. Ed è proprio questo non comprenderli che fa nascere un certo timore nella comunità non hippie. In teoria le persone che credono nell'occulto credono anche in una sorta di apertura verso la moralità, cosa non proprio corretta, anche se inizialmente tutto è stato molto liberatorio. Certo, certo, molto liberatorio. Peccato che a un certo punto si sia arrivati davvero oltre il seminato. L'esempio più lampante è, ragazzi, quello della comunità hippie di Charles Manson, che nel 1969 colpisce ben 8 persone. Tra le sue vittime c'è anche l'attrice Sharon Tate. Di Charles Manson e della sua famiglia vi ho già parlato in un video precedente. Mi limito solo a ricordarvi che l'intera California è andata nel terrore quando i crimini della famiglia di Charles sono venuti a galla. Le persone hanno iniziato a domandarsi cosa stesse succedendo in effetti, perché l'aura di pace, di serenità legata alla cultura dei figli dei fiori si è trasformata in un qualcosa di oscuro, strano, qualcosa da cui dubitare, qualcosa di cui avere paura. Ed è proprio poco dopo i crimini di Manson che nel 1970 a Santa Cruz succede qualcosa di davvero terribile. Tutti sono terrorizzati, nessuno escluso, ma soprattutto tutti sono convinti che ci sia in giro un'ennesima setta criminale. Ma cosa succede esattamente? Ebbene, tutto inizia con un incendio la notte del 19 ottobre del 1970. Purtroppo l'incendio non proviene da una casa qualunque, ma dalla casa degli Ota. Vengono quindi avvisati i vigili del fuoco che accorrono sulla scena. Passano per un vialetto serpeggiante fino a quando non si rendono conto che il passaggio è bloccato
da due macchine. Una è una Ross, l'altra è una Lincoln. Questo significa che i soccorsi non possono andare oltre con i loro mezzi. Di conseguenza si limitano a scendere ad avvicinarsi a casa degli OTA. Il capo dei pompieri ordina di portare sul tetto una manichetta antincendio, ossia il tubo flessibile per trasportare acqua a media pressione nei dispositivi idraulici antincendio. Le fiamme si sono sviluppate in vari punti, quindi i vigili del fuoco iniziano ovviamente a pompare acqua da più manichette antincendio. Alla fine i vigili del fuoco riescono a domare le fiamme e purtroppo il capo dei vigili del fuoco, che è rimasto sul tetto, dopo essersi tranquillizzato perché finalmente era riuscito a spegnere le fiamme, si prende un colpo. In quanto vede tranquillamente che nella piscina di quella casa galleggiano 5 corpi senza vita. I corpi in quella piscina sono quelli di Victor Ota, sua moglie, Virginia. In quella piscina poi c'è Dorothy, la segretaria di Victor, e i due figli degli Ota, i più piccoli, Derrick e Taggart. Nessuno in quella casa è sopravvissuto, gli uniche a sopravvivere sono state Tara e Lark. Tara è la primogenita degli OTA, Lark è la secondogenita. Entrambe erano fuori casa perché stavano studiando da altre parti. Quello è l'unico motivo per cui si sono salvate. Lark ricorda che in quel periodo studia in collegio e quella notte viene svegliata di soprassalto da una suora che le dice senza mezzi termini: devi tornartene a casa. Lark non capisce, immagina lontanamente che sia successo qualcosa di grave, ovvio, ma non va certo ad immaginare che sia avvenuta una tragedia di tal tipo alla sua famiglia. Lark fa le valigie, esce dal collegio e nota che tutte le suore sono lì ad aspettarla. La salutano calorosamente, hanno effettivamente delle facce tristi, ma Lark ancora non capisce cosa sia effettivamente successo. Una volta salita in macchina, ovviamente Lark ha ricevuto la terribile notizia. Tutta la sua famiglia non c'è più, tranne Tara, sua sorella, che è fuori casa. Lark a quel punto, in quel momento, ha un vero e proprio mancamento, in quanto non riesce proprio a razionalizzare una cosa del genere. Quando le spiegano come sia avvenuta la tragedia, Lark rimane sotto shock. Proprio, non riesce a crederci. La loro casa è andata a fuoco e i pompieri hanno trovato tutti quanti nella piscina. Ma com'è potuto succedere? Chi avrebbe potuto fare uno scempio del genere? In realtà gli OTA non sono venuti a mancare per annegamento. Sono stati tutti freddati da un colpo di pistola e poi trascinati in piscina. Inoltre sono stati precedentemente legati con delle sciarpe di seta trovate in casa. Solo a quel punto la casa è stata incendiata. Quando questo terribile crimine viene alla luce, tutti rimangono sconvolti dall'efferatezza di quel gesto. Tutta la California, e non solo, rimane scioccata. Il dottor Victor Ota era molto apprezzato, ma non solo nella comunità di Santa Cruz, ma anche da tutta la California. Ecco perché il fatto ha una risonanza mediatica così imponente che tutti i californiani sono davvero allarmati. Chi diavolo può aver fatto fuori un uomo così generoso, per bene, altruista, senza neanche risparmiare la sua famiglia poi? Victor Ota si è fatto da solo, senza l'aiuto di nessuno. L'uomo non proveniva da una famiglia ricca, ma si è impegnato nello studio. Poi ha iniziato ad esercitare il suo lavoro con passione, fino a diventare effettivamente un uomo di successo. Questo è un altro motivo per cui tutta la California va in panico e pensa a un'ennesima setta simile a quella di Charles Manson. Victor sicuramente era un uomo di successo, ma nonostante questo, non aveva nemici. Di conseguenza, non c'era effettivamente un movente per quell'assurdo gesto. Quello che vedono i media è cattiveria gratuita e basta. La polizia è intervenuta sulla scena, perlustra tutta l'area e ritiene a primo impatto che chi ha colpito di certo non era da solo. Appena viene analizzata la scena del crimine, la polizia nota ovviamente le macchine che impedivano il passaggio ai vigili del fuoco. Ebbene, sotto una di quelle auto viene trovato un biglietto battuto proprio con la macchina da scrivere di Victor Ota. Il biglietto recita: Halloween 1970. Oggi inizierà la terza guerra mondiale per mano della gente e dell'universo libero. Da oggi in poi, chiunque, persona o azienda, maltratti l'ambiente naturale o lo distrugga, subirà la pena di morte. Il biglietto è firmato con delle carte. C'è un fante di bastoni, un fante di coppe, un fante di denari e un fante di spade. Inutile dire che una volta rivelato il contenuto del biglietto, la gente va ancora di più nel panico, se possibile. E il collegamento alle gesta di Charles Manson pare sia quasi evidente per loro. In breve tempo tutti si sono sentiti ricatapultati in quel periodo, all'Helter Skelter. La polizia, in egual modo, crede di avere a che fare con un grosso numero di persone determinata a far fuori altrettante persone. Nel frattempo la California continua ad essere affetta da questa terribile paura che porta gli abitanti, anche quelli disinteressati, all'acquisto di armi. Pensate che a quel tempo la comunità di Santa Cruz era talmente tranquilla che era solita andare a dormire
lasciando la porta d'entrata aperta. Ma dopo questo evento, questo terribile crimine, il tutto cambia radicalmente. La gente non solo ha iniziato a chiudere la porta di casa, abitudine che trovo sensata a prescindere dalla tragedia che è avvenuta, ma ha anche iniziato a dormire con l'arma carica sul comodino. Insomma, tutti sono presi dal panico. La regola è porte chiuse, pistole cariche. Fortunatamente gli sviluppi sulla situazione arrivano poco dopo, perché la polizia scopre che chiunque abbia colpito ha rubato una delle due macchine che bloccavano il vialetto per accedere a casa degli OTA. Ebbene, quella macchina è magicamente riapparsa in una galleria ferroviaria lì vicina. Soprattutto sono stati avvistati tre IP alquanto sospetti. La polizia quindi accorre sul luogo e si rende conto che il veicolo è ancora caldo, quindi non dovrebbe essere stato spostato troppo tempo prima, ma soprattutto i sospettati potrebbero trovarsi nei paraggi. La polizia quindi cerca di capire chi possa aver messo l'auto proprio in quella galleria e decide di delimitare tutta l'area dell'Henry Cowell Park. Quella è una zona enorme, formata da una fitta foresta di sequoie. A questo punto, una volta delimitata l'area, un centinaio di agenti iniziano effettivamente a cercare i sospettati. Sono presenti le pattuglie della stradale californiana, gli agenti della contea di Santa Cruz e la polizia di Santa Cruz. Hanno anche preso in prestito degli elicotteri dalla baia di San Francisco per perlustrare meglio l'area. Ma ahimè, nonostante le ricerche a tappeto, questa setta proprio non si trova. Ed è a questo punto che nella comunità di Santa Cruz scoppia ancora di più il panico, in quanto si parla di una presunta guerra tra gli hippie e gli abitanti del posto. Le persone di conseguenza iniziano a guardare in malo modo gli hippie. Vengono ad esempio fatti in quel periodo parecchi servizi in TV in cui si spiega dove le varie comunità si sono principalmente raggruppate. E in effetti in quel momento la comunità dei Fili di Fiori si ritrova davvero messa all'angolo. Già con i crimini di Charles Manson si parlava del termine della generazione dei Fili dei Fiori. Ma in questo caso è anche peggio, perché le persone iniziano a temerli. Le definiscono quelle persone là, quelle con i capelli lunghi. E iniziano a non fidarsi più di loro. Questa è la prima volta che accade un fatto del genere nella comunità di Santa Cruz. E la gente inizia a diventare seriamente paranoica, non sanno come prendere questa situazione. Molti parlano di creare gruppi di vigilanza e si apprestano a comprare armi e munizioni. La gente inizia a dire con molta tranquillità: beh, ci piacerebbe molto linciare quelli là con i capelli lunghi, perché noi non abbiamo bisogno di loro. Fino a quando finalmente non entra in azione Roger Cron. Anche lui è un figlio dei fiori che abita nei boschi. L'uomo viene ovviamente a scoprire della tragedia degli OTA, così come viene a conoscenza del biglietto lasciato dai colpevoli. E appena sente la frase "gente libera dell'universo", Roger non ha dubbi, indica immediatamente il suo vicino. Il vicino di Roger Cron è un ragazzo di 24 anni, alquanto solitario, e si chiama John Lindley Frager. Roger Cron e i suoi amici vivono in una serie di fabbricati agricoli nei boschi, non troppo lontani dalla casa degli OTA. John invece è accampato in una capanna, praticamente di fronte a uno strapiombo. Il ragazzo vive principalmente di raccolto. Tutti sostengono che quest'uomo abbia una personalità alquanto particolare. Lo sguardo è sempre serio, demane a cattiveria e scettico su tutto. Quindi alla comunità, anche quella degli hippie, non è che stia molto simpatico. Anzi, alcuni lo temono proprio. John va in giro a raccontare di sentire di essere lì in quel momento per salvare l'ambiente. Parla del libro della Rivelazione, che di fatto è l'ultimo libro del Nuovo Testamento, ossia della Bibbia. John sostiene che il suo compito è quello di occuparsi delle persone che inquinano il mondo. Ed è diretto, perché non ammette persone attorno a lui che non lo prendano sul serio. Quindi la solfa è semplice: o la pensi come lui, oppure è il caso che tu te ne vada per la tua strada. E finalmente la polizia viene a scoprire che la famosa gente libera dell'universo, menzionata sul biglietto, non è una setta, ma è un singolo fuori di melone in missione per conto di Dio. Ma la domanda che dovremmo porci a questo punto è stato davvero quel giovane a colpire? Ebbene, la polizia, avendo scoperto la posizione della baracca in cui vive John, si prepara per una perquisizione. I poliziotti si incontrano tutti al dipartimento dello sceriffo, formano una squadra e si dirigono tutti verso i boschi nei dintorni, nei pressi della casa degli OTA. I poliziotti si fanno strada tra i boschi fino a quando non arrivano ad una gola, dove trovano un vero e proprio ponte tibetano. Quel ponte è formato da un paio di funi e da una serie di tavole di legno per niente stabili. Dall'altro lato del ponte i poliziotti notano una capanna. È vuota. Però, ne sono certi, quella è la capanna di John. A due agenti viene dato l'ordine di tenere d'occhio quella capanna tutta la notte. Quindi i due agenti cosa fanno? Si spostano su una collinetta per ripararsi durante la notte. Ma prima di andare sulla collina si preoccupano di posizionare delle trappole, col fine di poter verificare se qualcuno fosse passato di lì.
La gente infatti si limita a mettere sul percorso dei ramoscelli e li appoggia anche appena dentro la baracca in cui vive John. I ramoscelli, se si fossero spostati, avrebbero indicato se qualcuno o qualcosa avesse attraversato quel sentiero durante la notte. In pratica, se il giorno dopo la gente quei ramoscelli li avesse trovati fuori dalla capanna o ancora rotti, beh, quella sarebbe stata una prova che quell'uomo, in effetti, in quella capanna durante la notte, ci è tornato. Quella notte, ovviamente, la polizia la passa praticamente insonne e, alle prime luci dell'alba, si avviano alla capanna di John. I poliziotti si rendono conto che le grappole sul sentiero hanno funzionato. I due agenti a questo punto decidono di percorrere quel ponte. Devono ovviamente fare molta attenzione perché non è affatto stabile. Basta appoggiare il piede sul posto sbagliato per far saltare una tavola di legno e finire praticamente di sotto. I due agenti riescono ad attraversare il ponte e quindi si nascondono ai lati della porta della baracca. Poi uno dei due l'apre ed entrambi entrano. Gli agenti appena entrano notano dei sacchi a pelo e delle coperte. Però quando sono andati a mettere le trappole, i ramoscelli, quei sacchi a pelo, quelle coperte, mica c'erano. Di conseguenza i poliziotti fanno uno più uno e immaginano che John sia proprio sotto quelle coperte, quei sacchi a pelo. Infatti uno dei due poliziotti strappa via con velocità coperte e sacchi a pelo, mentre l'altro poliziotto punta l'arma e dice: «Fermati, non muovere un muscolo!» Ebbene, quel poliziotto avrebbe anche potuto pronunciare quelle parole a vuoto. Ma invece, ecco che sotto quei sacchi a pelo e sotto quelle coperte, spunta proprio John Lindley Frager. Il poliziotto, in effetti, ricorda che quel ragazzo, tutto sommato, uno strano sorriso ce l'aveva. Gli ha anche detto, guardandolo e sorridendo: «Perché non mi dai ciò che mi merito?» Il poliziotto lo guarda e gli dice: «Meriti di essere arrestato, non certo di essere colpito da me». È così che John viene arrestato. John, subito dopo l'arresto, è davvero poco collaborativo. Tanto che anche il suo avvocato, Jim Jackson, è in evidente difficoltà, in quanto l'uomo non parla, non dice una sola parola. Il lavoro più difficile spetta a Harold Cartwright, investigatore della difesa, che punta a un'indagine volta a capire cosa abbia fatto scattare John. Perché ha fatto quello che ha fatto? Perché quel ragazzo ha commesso un atto così atroce? L'unico modo per scoprirlo è scavare nel suo passato, nella sua infanzia. John Lindley Frager nasce il 26 gennaio del 1946 in Ohio. I suoi genitori si separano nel 1948. John ha solo 2 anni e, giunto a 5 anni, viene messo da sua madre in una casa famiglia, in quanto non è assolutamente in grado di prendersi cura del figlio. L'infanzia di John non è sicuramente tra le più complicate di cui abbiamo parlato, assolutamente no. Però in evidenza c'è. La sua infanzia è stata molto instabile. Probabilmente quell'instabilità ha scatenato in lui una profonda insicurezza. Infatti John, quando è ancora un ragazzino 14enne, viene condannato prima per furto e successivamente per fuga da un riformatorio. Tuttavia, entrato in piena adolescenza, John pare darsi una bella regolata. A 21 anni sposa Dolores e nel 1965 hanno un bambino. John lavora come meccanico e sua moglie lo descrive come una persona meravigliosa. Qualcosa però fa cambiare l'uomo per sempre. Verso la fine degli anni 60 John ha un incidente d'auto e quell'incidente in qualche modo lo fa mutare in modo molto molto profondo. Dopo l'incidente, Dolores si rende conto che suo marito inizia a soffrire di allucinazioni. Se ne va in giro per i boschi con la Bibbia, parla da solo. La moglie sostiene che a volte si allontana da casa per giorni senza neanche avvisare. Ma nonostante tutte queste stranezze, Dolores sostiene che John con lei non è mai stato sgarbato o violento neanche per sbaglio. Anzi, era molto cortese con sua moglie e amava anche molto sua figlia. Semplicemente sua moglie ha dovuto accettare che John era diventato una persona diversa. A quei tempi le cure psichiatriche purtroppo erano molto molto rudimentali. E spesso e volentieri, purtroppo, problemi di questo genere non venivano neanche calcolati. I vari esperti che si sono occupati del caso hanno sostenuto che è talmente evidente. John aveva dei chiari episodi schizofrenici. La schizofrenia è una malattia mentale grave, caratterizzata principalmente da dei disturbi del pensiero. Si manifesta solitamente in tarda adolescenza, all'inizio dell'età adulta, di conseguenza tra i 19 e i 20 anni. Ma in precedenza c'è comunque una condizione prepsicotica in cui l'individuo è strano e riservato. Due caratteristiche ben presenti nella personalità di John, fin da quando è piccolo. Arriviamo al 1970, quando il comportamento dell'uomo peggiora drasticamente. Infatti lascia il suo lavoro da meccanico dicendo al suo capo testuali parole: «Mi rifiuto di contribuire al circolo della morte del pianeta». In pratica era convinto che i motori stessero distruggendo l'ambiente.
e di conseguenza non voleva più essere complice di quel sistema. John a questo punto inizia a far uso di sostanze particolari e questo lo fa allontanare da sua moglie. È in questo modo che il suo matrimonio giunge al capolinea. Col tempo John inizia a diventare un fanatico religioso. Va sempre in giro con la Bibbia, inizia a vivere chiaramente controcultura e si interessa sempre di più all'ecologia. Dopo questo passo si unisce alla comunità hippie e inizia a ossessionarsi per le oscure fissazioni dell'epoca. Quindi parliamo di occulto, numerologia, levitazione. E infine ci sono i messaggi apocalittici del libro della Rivelazione. Il problema è che John non è che riesca ad adattarsi benissimo tra gli hippie. È paranoico, tantissimo, ed è chiaro che stia prendendo una via ben diretta e delineata, ossia vivere come un eremita. Infatti, poco dopo, John prende le distanze da tutte le comuni hippie e inizia a vivere in una vera e propria baracca di pochi metri nel bosco, non lontano dalla casa della famiglia Ota. Non lontano da lui c'è anche Roger Cron, che nota chiaramente le sue stranezze. Sostiene di avere una missione da compiere. Con esattezza, l'uomo sostiene di aver avuto un'epifania, proprio mentre stava leggendo il libro della Rivelazione. John si è quindi convinto che Dio abbia parlato con lui e l'abbia scelto col fine di riportare la Terra al suo stato naturale. Questo ovviamente significa eliminare dal pianeta tutti gli edifici e i veicoli. Secondo le istruzioni di Dio, il compito di John era quello di dare ad ogni capofamiglia una scelta. O si uniscono all'esercito di Dio con John, oppure verranno fatti fuori. E qui vi starete chiedendo, ma come? Beh, andando porta a porta per parlare con le persone. Ovvio! Arriviamo all'ottobre del 1970. Con l'avvicinarsi di Halloween, John, mentre la famiglia Ota è fuori, riesce a introdursi in casa loro per dare un'occhiata. L'uomo ruba un binocolo e dà la sua sentenza. Gli Ota sono troppo materialisti. Hanno una casa immensa, una piscina, hanno troppe automobili. Quindi John decide che è giunto il momento di portare a compimento la sua missione divina. Nel tardo pomeriggio del 19 ottobre, John entra in casa degli Ota e trova solo in casa la moglie Virginia con il figlio più piccolo. John prende quindi delle sciarpe e li lega entrambi. Poi, semplicemente, si siede sul divano e aspetta. Quando è rientrata Dorothy, la segretaria di Victor, con il figlio Derek di ritorno da scuola, John ha fatto la stessa identica cosa, ha preso delle sciarpe e le ha legati. Poi ha aspettato nuovamente. All'appello manca il capofamiglia, Victor. Una volta che Victor rientra a casa, John lo bracca e lega anche lui. E poi, quando sono tutti insieme, spiega che in realtà mica è colpa sua. Quella era letteralmente una missione che Dio gli aveva comandato di compiere. John a questo punto punta una pistola contro Victor Ota, chiedendogli di aiutarlo a bruciare la sua casa. Naturalmente Victor non ha alcuna intenzione di dar fuoco a casa sua, quindi, ahimè, inizia ad insultarlo. E John non la prende affatto bene. Victor dice a John che è un pazzo, un hippie, gli consiglia di smettere di far uso di sostanze e poi lo invita a uscire da casa sua senza far ritorno. E John, come vi ho detto poco fa, non la prende assolutamente bene. John quindi cosa fa? Prende Victor, lo porta fuori, lo spinge in piscina. Inizia a tenergli la testa sott'acqua per un po', per poi farlo riemergere, col solo intento di fargli bruciare la sua casa per unirsi all'esercito di Dio. Dopo un po' di tempo che John butta sott'acqua e fa riemergere Victor, pensa che sia tutto a posto, perché Victor ha smesso di dimenarsi. Ha letteralmente smesso di opporre resistenza. Quindi John pensa, beh, ce l'avrò fatta, l'avrò convinto. Così lo fa uscire dalla piscina, lo slega. Victor, in un gesto disperato, prova a lanciare John in acqua. Ma purtroppo John è più veloce, estrae una pistola e fa fuoco. Poi John rientra in casa, recupera tutti i membri della famiglia, uno ad uno. Li porta fuori, li mette uno di fianco all'altro per poi far fuoco anche contro di loro, mirando direttamente alla testa. Infine John ha buttato i corpi nella piscina. John però effettivamente sostiene che prima di colpire i ragazzi ha avuto una discussione alquanto accesa con Dio in persona. Gli ha chiesto, ma perché questi ragazzi devono sparire? Sono innocenti, non hanno fatto niente, non hanno inquinato l'ambiente. Però, secondo John, Dio ha proprio insistito, quindi come si fa a dire di no a Dio? Solo a questo punto John dà fuoco alla casa e poi si nasconde. Quando accorrono i pompieri e sono tutti lì impegnati ad estinguere l'incendio, John prende un'auto precedentemente rubata che aveva posteggiato davanti al vialetto per far tardare l'intervento dei vigili del fuoco. Quindi John sale su quella macchina e si allontana lasciandola in una galleria ferroviaria lì vicino. Quindi, in poche parole, grazie al suo vicino che lo considerava un tantinello strano, ossia Roger Cron, è stato catturato in pochissimo tempo un fuori di melone di certo non innocuo. John
Volevo andare porta a porta a fare del male alle persone, in pratica. Parliamoci chiaro, chi mai avrebbe dato un sì alla proposta di John? Nessuno! Nessuno avrebbe demolito la sua casa per andare a vivere in mezzo ai boschi, insomma. Nessuno si sarebbe unito a lui per demolire ogni mezzo ed edificio del pianeta. Perché chiaramente John aveva un enorme disagio mentale mai curato, che a quel punto era arrivato a manifestarsi in modo davvero davvero prepotente. Ha avuto più sintomi schizofrenici. Ha iniziato a infrattarsi con la Bibbia nei boschi per giorni, lasciando moglie e figlia a casa da sole. Insomma, qualche problemino questo ragazzo doveva per forza avercelo. Però la storia di John Lindley Fraser non termina con la sua cattura, in quanto il processo è ricordato come uno dei momenti più assurdi della storia del crimine. Nell'ottobre del 1971 inizia il processo contro John Lindley Fraser. E tra l'altro, sempre verso ottobre, sempre verso Halloween accade questa cosa. Casualità? In effetti, le prove che sia stato l'uomo a commettere quel crimine sono alquanto schiaccianti. Soprattutto dopo che John, nelle sue confessioni, ha cantato come un usignolo, ha spiegato che parlava con Dio, ha spiegato che Dio gli aveva dato questa missione da compiere. Ma qui, la domanda vera è una. John verrà giudicato sano di mente? Il tutto è proprio intorno a questo fatto, perché se verrà dichiarato il sano di mente, verrà mandato in ospedale e non in prigione. Durante il processo, in effetti, il comportamento di John è snervante fin dall'inizio. Quell'uomo a volte guarda le persone dritte negli occhi con aria di sfida, cerca di incutere loro timore, mentre in altre occasioni pare essere davvero assente, disinteressato al massimo. Questo apparente distacco emotivo, secondo gli psicologi forensi, è un sintomo di schizofrenia. Ma non c'è solo questo. È possibile che dopo essere stato catturato, John abbia continuato a pensare di essere il prescelto di Dio. Quindi in aula dimostra disinteresse proprio perché non gliene frega un fico secco. Nella sua testa Dio si sarebbe occupato di tutto, in questo modo lui non sarebbe finito in carcere, o quantomeno ci sarebbe stato poco. Inoltre c'è un altro fatto da tener conto. John ha commesso quel terribile crimine proprio durante il processo contro Charles Manson. Risulta quindi facile, quasi normale, collegare i due eventi e arrivare a pensare che in qualche modo John sia stato influenzato dalle gesta di Charles. Arriva il primo giorno d'udienza sulla salute mentale di John e l'uomo fa il suo ingresso in aula in un modo in cui sicuramente sarebbe stato fiero anche lo stesso Charles Manson. Ebbene, la scena è stata più o meno questa. Hanno fatto entrare John in aula dal retro e sembrava fosse tutto normale. Poi si è voltato per sedersi vicino al suo avvocato ed è risultato chiaro a tutti. Aveva metà della testa e metà della faccia totalmente rasati. Anche un sopracciglio era totalmente rasato. A me questa situazione ha fatto venire in mente un altro fuori di melone italiano di cui vi ho fatto il video, ossia Marco Mariolini. In effetti, Marco Mariolini non si è presentato conciato in quel modo durante il processo. Ma durante l'intervista con Franca Leosini, per Storie Maledette, l'uomo si è presentato per quell'intervista con barba e baffi rasati a metà. La stampa a quel punto ha iniziato a sfornare articoli in cui asseriva che forse il nuovo look di John voleva far intendere al mondo che dentro di lui c'erano due parti ben distinte, il bene e il male, perennemente in lotta tra di loro. Ma a dirla tutta, quelle sono tutte fesserie. E non è che abbiano aiutato poi così tanto la difesa. Il suo avvocato a un certo punto prega John, se proprio insiste, di rasarsi tutto e smettere di fare quella sceneggiata perché non andava assolutamente a suo favore. Anzi, tutt'altro. Quella sua strana pettinatura ha fatto riempire pagine e pagine di giornali pieni di fesserie. John a questo punto, in un'ennesima udienza in cui si è rasato totalmente anche entrambe le sopracciglia, ammette che preferirebbe morire piuttosto che finire in un ospedale psichiatrico. Questo credo sia stato uno dei punti più interessanti del processo. John non voleva essere preso per un individuo psicotico, quindi è diventato un individuo psicotico che simula la sanità mentale, col solo fine di essere condannato e spedito in prigione, non in un ospedale psichiatrico. Ebbene, il desiderio di John si avvera. Viene considerato sano di mente all'epoca dei fatti, quindi viene condannato a morte, pena poi ridotta all'ergastolo. Purtroppo, nel giugno del 1977, Tara, la primogenita della famiglia Ota, si toglie la vita. Non riesce proprio a sopportare l'idea di aver perso praticamente tutta la sua famiglia. L'unica ad essere davvero sopravvissuta è Lark, la secondogenita. John si toglie la vita nella prigione di Mull Creek, in California, nel 2009. Detto questo, ragazzi, io ho trovato John una persona davvero interessante sotto molti punti di vista. Inizialmente, sebbene le varie difficoltà, sembrava quasi essersi rimessa in carreggiata. Aveva un lavoro fisso, una moglie che amava, una figlia. Poi quell'incidente pare abbia rovinato tutto.
pare l'abbia davvero mutato radicalmente. Molte persone in realtà sostengono che quell'incidente non c'entri assolutamente nulla. John era già problematico da piccolo, è cresciuto in una situazione in cui non aveva né una figura materna né una figura paterna. Ecco perché penso che John in un certo senso sia una vittima anche in questo caso. Era malato mentalmente, aveva episodi schizofrenici, psicotici, era convinto di parlare con Dio. D'altro canto, capisco anche che negli anni 70, piuttosto di finire in un ospedale psichiatrico, qualcuno possa preferire il carcere. A quel tempo, infatti, la psichiatria doveva ancora fare dei passi da gigante. Si usavano dei metodi molto, molto rudimentali, come l'elettroshock o la lobotomia. Non era assolutamente facile subire un trattamento psichiatrico degno all'epoca. Ovviamente tutte queste pratiche venivano fatte con le migliori intenzioni, l'idea era quella di provare a far star meglio i pazienti. Ma purtroppo penso che questo risultato in quegli anni non sia mai stato raggiunto. Detto questo ragazzi, io finito di sproloquiare in questo video, fatemi sapere quello che volete su questo caso. Conoscevate la storia di John? Conoscevate la storia degli OTA? Fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione, mi raccomando fate i bravi. E continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.